soffiatone perché ho appena corso per casa con Woody e sono le 9 innanzitutto. Aia. Ci siamo svegliati alle 10. Sono le 9. Ci siamo svegliati alle 10. La pizza qua è sparita, come anche le crocchette di Woody che oggi dobbiamo ricomprare perché siamo a secco. Allora, oggi dobbiamo andare su dai genitori dell'Alli a mangiare e i tortellini, e qui c'è la pizza che è avanzata, praticamente l'abbiamo mangiata a metà, l'altra invece la mangiamo stasera, e nel mentre lei sta facendo la maschera. Dopo. Sì, ma la guardia del corpo deve stare proprio lì. Sta qua. Che vi rivitalizza l'elastica. Mamma mia. Dopo ti posso tirare così dal bagno fino alla porta. Va bene. Allora, se mo si riprende giochiamo un altro po' io e Woody. Dopo dovrò andare a montare un video. E per il resto è tutto abbastanza normale. Fuori piove, stranamente. Perché volevamo portare lui a fare un bel giretto. Ma guarda caso è domenica e piove. Giusto così. Comunque fai paura, se posso dirlo, e tutto il resto è normale. Non dici la cosa importante che devo fare? Cosa devi fare? Ah, devi fare anche la torta. La torta all'acqua, quella famosa, che ve la farà vedere. Ve la farà vedere, che è una torta per la dieta. Mamma mia, film dell'horror. Bravo. E ti dovrebbe piacere anche in queste condizioni. Mettiti anche due zucchine sugli occhi. E questa così. Qui, aspetta. Allora, è la torta preferita di mia mamma, quindi gli ho promesso che gliela rifaccio. Solo che al signorino qua davanti non so per quale motivo non mi piace, tipo buonissima. È una torta semplice. Sì, cioè, però a te non piace. Cosa c'è dentro? Cacao, acqua, farina, lievito? No, è super dietetica. Non c'è nulla dentro praticamente. Quindi sta essendo cose dietetiche che non mi piacciono. In realtà avrei voglia anche di fare qualcos'altro, se vediamo. Pure. Dai, di pomegranate, praticamente melograno. Melograno sarebbe. Ok. E ci vogliono 10 minuti per fare, perché ci vuole il cacao, zucchero, acqua, olio e lievito. Fine, stop, basta. Dopo ve la faccio vedere. Dopo ve la fa vedere, così se vi serve, siete in dieta, potete farla, così mangiate anche un dolce che non è per nulla grasso. E un'altra cosa, stavo dicendo, non possiamo fare nulla perché ci sono tutte queste restrizioni, e quindi le nostre giornate sono o stiamo a casa a guardare un film o andiamo dai nostri o basta, o portiamo fuori Woody a fare la spesa, perché non faccio nient'altro, ed è da un anno che facciamo questa storia qui, tranne andare da Ikea ogni tanto, che mi stanno continuando a mandare messaggi che ci sono gli sconti. Ci vogliono là. Quindi mi sa che oggi pomeriggio scendiamo. Non direi di no, perché non ne posso più di stare qua. No, perché cioè, voglio andare un po' in giro. Il mobiletto, perché io ho messo la roba fuori, però si è bagnata. Come mi avete scritto che c'è la nostra fidelissima. Perché c'è un cucchiaio fuori? Non lo so. Una nostra fidelissima ci ha scritto che ti saluto. Mi ha scritto su Instagram e mi ha fatto vedere un mobile per il porta scope, il porta swiffer e tutto, che si chiama Pax, direi che sia sempre di quella compilation dell'armadio che mi ha comprato. Lo fa sempre quella linea lì. E l'unica cosa, non mi faceva impazzire le ante, ma mi ha detto che le ante sono intercambiabili, quindi probabilmente oggi ci daremo un'occhiata in quello, ci daremo un'occhiata in tutte le cose che ci avete detto. E poi rideremo un'occhiata al mobile della cucina. Poi? E cosa dobbiamo comprare di altro? Non lo so, per fare un giro. Poi ragazzi, ieri sera, cioè stanotte, ieri sera, boh, vabbè, comunque. Stanotte. A luna vedo passare delle macchine, no? E mi chiedo, ma in teoria non si può più andare in giro a quell'ora, no? Giusto? Scusate la mia faccia però. Sei credibile. Praticamente mi alzo, vado a vedere alla finestra, sotto a casa c'era una macchina della pizzeria, ma allora di notte chi è che ordina una pizza? No, guarda, io non potremmo neanche girare, comunque sembra che ti si stia sciogliendo la faccia. Tiriamo via da questa scena. Mi piaccio? Sì, sei bellissima. Comunque, va bene, oggi faremo quelle cose lì e nient'altro. Se abbiamo altre novità o cose speciali ve le diremo. Woody, facciamo vedere io e te come giochiamo. Ci sei? No, amo sto padre. Cioè, guardatelo quanto cacchio corre. Poi lui adesso ha capito che può girare intorno alla tavola e scappare. Ehi! Poi si arrabbia. Si arrabbia. Sta scimmietta. Beh, adesso c'è lei, eh. A vedere come facciamo noi. Guardatelo. E cosa vuoi fare? Il bello che vedete che mi mette la mano in bocca, ma lui non morsica. Allora, mi fa sentire i denti, ma lui non fa nulla. Guardatelo, guardatelo. Guardatelo. E voilà, io me la sono tolta e ciò si sta assorbendo. E nel metro ho convinto anche di farsene uno. Sì, ti devi lavare la faccia e poi te la devi fare. Praticamente sono quelle sempre del coreane, sì, che abbiamo preso all'OVS, ma mesi, quando si poteva ancora andare. Sì, e lui si farà questo qua, ma tipo poi la busta è bellissima, solo che sono appunto scritti in cinese, giapponese, quel che è. No, dietro in inglese. Sì, però non so questa qua che cosa faccia. Boh, mettiamocela. Perché tipo questa revitalizza ed elasticizza. Mamma mia. Ok, now cominciamo a fare la torta. Ho già intanto prelistato il forno perché, ragazzi, è facile, veloce e via. Quindi, cioè, in un attimo si fa proprio. Quindi io già setaccio le cose così non divento scema. Ok, allora vi appoggio qua così vi fate come sempre company. Così ve la consiglio anche questa qua di farla perché è buona. Intanto ci vogliono 200 di farina. Ci metto anche il cacao dentro perché va nella stessa ciotola, quindi è inutile che faccio due cose diverse insieme, ecco. Quindi devo prendere dell'acqua fredda e lo zucchero. Ci metto 250 di acqua e lo zucchero 150. Dopodiché qua dentro ci mettiamo anche l'olio, questo qua, che ho preso l'aceto di vino, sbagliato. Praticamente lo mettiamo qua dentro. Gli oli di semi ce ne vanno 50 ml, ma è anche da aprire. Okay. Dopodiché questo lo versiamo qua dentro, praticamente. Ecco, vedete, mi stavo dimenticando il lievito, santa pace. Una bustina. Io però ti aggiungo anche le gocce di cioccolato, così in alternativa. So che così non è proprio dietetica, però vabbè. Allora, nel frattempo prendo questa qua, a forma di cuore, e ci metto un po' di burro. Dopodiché va in forno 40 minuti e basta, fine. La torta si è cotta ed è venuta bellissima. C'hai le gocce di cioccolato, insomma, come volevo io. E intanto qua stiamo facendo l'aggiunta per portare qualcosa in più e per far assaggiare il non erbazzone. Scusateci però... L'abbiamo chiamato così perché un po' ci assomigliava. Quindi abbiamo fatto quelli di spinaci, ma li faccio saltare un attimo in padella con dell'aglio. Cioè Woody sta a fare ginnasta stamattina. Quindi facciamo andare quelli, io li metto dopo un attimo fuori, così si intiepidiscono prima, tanto c'è un freddo fuori che, perché sennò ora facciamo notte qua prima di cuocere. Mozzarella, formaggio, io però farò qualche aggiunta, però vi dico magari più tardi quando la mangiamo se è venuta buona con le mie aggiunte. E poi stavo pensando, ok, niente, quindi ho fatto raffreddare, poi va tutto messo dentro, tagliuzzato, insomma quello che ho fatto l'altra volta praticamente. Sono le 10:57, è nel mentre di lei che si trucca e che si raffreddino gli spinaci. Io mentre sto montando un video strano, praticamente io o monti video o lavoro, per il resto ho poco tempo libero. Comunque in quel tempo libero che ho insegna Woody a fare degli esercizi, quindi per ora gli ho insegnato a star a sedere, a darmi la zampa, a stare in terra, e ora sono riuscito a fargli fare anche il rotola. Adesso ve lo faccio vedere, Woody, vieni qua, vieni qui, dai. Lui piazzo qui e vedete un po' lui cosa fa. Seduto, seduto Woody, zampetta, grazie, terra, rotola, Woody, dai, fino a prima l'hai fatto, rotola, rotola. Bravissimo, bravo Woody. Riproviamo, vieni qua. Seduto, seduto, grazie, dalla zampa, giù, terra, rotola, rotola, bravo Woody, bravissimo. Aggiunta. Così viene modalità erbazzone. Okay. E abbiamo fatto anche i taglietti sopra, quindi dovrebbe venire ancora meglio. Vai. Io l'avrei tagliata quella carta in più, se no si brucia. Comunque 20, va cotta per 20-30 minuti. Vedi che la collaborazione serve. Questo è il risultato della torta salata. Allora, sono le 3:40. Mo stiamo andando, ci stiamo accingendo per andare ad Ikea. Abbiamo avuto un piccolo... una piccola decisione se andarci o no, ma soprattutto è successa una cosa pazzi. Cioè, andando a casa sua, io ho aperto la porta perché doveva caricare la roba in macchina e Woody è partito a correre, io che lo rincorrevo con questa giacca qua, per questo me la sono cambiata e per questo siamo a casa e sono stanco, mi sono fatto male sto dito, me lo sono spelato. Lui ha imparato che se io corro, gli corro dietro, lui deve correre ancora più forte. Il brutto è che c'è un muretto che se lui lo saltava, dopo c'è un dirupo, diciamo, che poi finiva in strada, e quindi la mia paura era quello, ho detto se salta quello non lo prendi più. Quindi gli ho corso dietro, è arrivato col muretto e l'ho visto che stava per saltare, mi sono lanciato, solo che sono finito addosso al muretto cadendo, quindi tutta sta parte qui mi è venuta addosso a sto muretto. Ho sbattuto con la mano e per quello me lo sono spelato, però almeno non è saltato, quindi ha deviato e dopo si è fermato, ma se saltava quel muretto lì potevamo già darlo per perso, quindi fortunatamente ci è andata bene e non deve più risuccedere, quindi non dobbiamo più lasciarlo senza guinzaglio o uno che ce l'ha in braccio, ma anche se uno ce l'ha in braccio può saltare giù, però meno male che è andata bene. E ora ci accingiamo da Ikea. Allora amici, il video di oggi finisce qui, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace e di commentare e scriverci tutto quello che volete, e noi ci vediamo nel prossimo video. E comunque grazie per seguirci sempre, un grande abbraccione a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici.